Eh, anche stamattina siamo insieme e dobbiamo ringraziare il Signore, ma con tutto il cuore perché è un'occasione che Lui ci dà per costruire la nostra fede e non solo. Ma sai, ogni volta che ci avviciniamo a Dio non sappiamo mai quello che fa. Entriamo in un modo ed usciamo in un altro. Questa è la ricchezza che noi abbiamo. Ci sono sempre delle sorprese quando andiamo al Signore, quando ci avviciniamo a Lui, a volte anche di un pensiero che mette, che cambia tutto, a volte ti devo confessare, che mi fa sorridere dentro di me e con tutto il cuore, perché mi mette delle idee, io dico ma dove l'hai presa stidea, l'hai scavata dove per portare a me? questo pensiero speciale è meraviglioso Dio veramente dico ma hai cambiato tutto io stavo così pensieroso per sta cosa tu mi hai messo un altro pensiero che ha ribaltato tutta la situazione da un momento che sembrava tutto scuro con un pensiero che hai messo dentro di me è diventato tutto chiaro tutto luce mi fa sorridere ed è bello perché ci sono sempre delle sorprese, sempre che ti procura un'aspettativa nuova, che qualcosa deve cambiare. È come quando si attende che deve nascere un bambino, lo aspetti, lo aspetti, lo aspetti in preparazione, poi tutto a un tratto, up, che bello, gloria sia resa al Signore. Sono le sorprese che il Signore fa e noi lo vogliamo benedire. Ti voglio fare una domanda, ascoltami bene, ma quando vai al Signore, quando ci mettiamo insieme, aspetti qualcosa dal Signore? O stai lì tutto indifferente così come dire, uff, questo un'altra volta parla di Dio, un'altra volta, mamma mia che peso, no, no. Tu devi pensare che quando stiamo insieme andiamo al Signore, tu devi andare direttamente a Lui, non devi pensare che vedi, devi pensare e vedere col cuore, ti devi spostare verso di Lui. Ti raccomando, mettici un po' di buona volontà ed esercita quella poca fede che hai, quella poca che ho io, la mettiamo insieme, ci rivolgiamo a Dio. Sai che quando tu ti sposti verso Dio col cuore, col pensiero, con la mente, col desiderio, già ti puoi aspettare grandi cose. Questa mattina abbiamo un bel messaggio, ma ci sono tre persone. Zaccheo si spostò verso il Signore, cambiò il suo destino eterno. Nicodemo andò di notte, ma cambiò qualcosa nella sua vita. Il carceriere di Filippi e di quelli che noi parliamo stamattina disse che devo fare per essere salvato, cambio la scena nella sua vita e nella sua famiglia. Sai che quel carceriere aveva una sola, un solo destino, il carcere si era aperto, se i carcerati se ne fossero scappati. Lui doveva essere messo a morte. C'era la pena di morte. Ma che cosa fece il Signore? Quando chiese che devo fare per essere salvato, cambiò la scena. Quell'interesse che aveva perché aveva sentito Paolo e Sila predicare e sapeva che... Erano lì per una causa speciale, per una causa nobile, perché la parola del Signore dice che erano legati nei ceppi, ma cantavano, lodavano Dio e pregavano. Sapeva che in quelle persone c'era un messaggio speciale. Cosa fece? Chiese, che devo fare per essere salvato? Ebbene, il Signore salvò la sua vita da morte sicura perché doveva essere messo a morte e salvò, lo salvò di una salvezza eterna, lui con la sua famiglia. Vedi che sorprese ci sono quando noi andiamo al Signore con tutto il cuore, perciò non perdiamo l'occasione. Io voglio andare al Signore insieme con te, perché sono certo che man mano che noi ci avviciniamo a Lui, Lui fa sempre qualcosa di nuovo e gloria sia resa a Dio benedetto sia il Signore vogliamo prima che cominciamo cantiamo un bel canto che dice ribellati al peccato mm. non ti lasciar far, far fare ogni volta ogni volta che pensi non, de non lo devo fare più e eh, lo fai un'altra volta ribellati, combatti, contrasta accostati a Dio e la tentazione ha meno possibilità di diventare peccato. Avrai sempre delle tentazioni, ma finché tu non adempi quella che è la tentazione, non è peccato. La tentazione è a portata di tutti e ci sarà sempre. Dobbiamo stare attenti di non concludere, cioè la tentazione, finché noi non aderiamo, non è peccato. È un combattimento che esercitiamo. Sai quando diventa peccato? Quando fai quello che ti dice. Allora ribellati al peccato e così combatti solo con la tentazione ma ne uscirai vincitore perché Cristo è dalla tua parte. Cantiamolo insieme questo bel canto. Che bello Signore, grazie. Ribellati al peccato, Gesù ti perdonerà, ribellati al male, Gesù ti aiuterà e vedrai che forza ti darà e vedrai la tua vita cambierà. Fai vivere, Gesù nel tuo cuore, fallo vivere. vivere dentro di te. E vedrai che forza ti darà, e vedrai la tua vita cambierà. Rivellati al peccato Gesù ti perdonerà. Rivellati al male Gesù ti aiuterà. E vedrai

I nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893. E se ci iscrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Ti voglio ricordare che siamo su YouTube. Se ci vai, cerca parole di vita tv e puoi prelevare tutto quello che ti serve. Siamo in diretta su YouTube, ci puoi seguire. Attraverso Whatsapp puoi andare su Facebook, cerca Parole di vita TV e ci puoi seguire. Se non puoi restare davanti alla TV che hai altre cose da fare, cercaci su questi social e vedrai che ci troverai e ci puoi seguire ed arricchisci la tua vita con la parola di Dio perché noi abbiamo una sola cosa in cuore quella che ci ha messo il Signore che ha ordinato Dio di predicare l'Evangelo fino all'estremità della terra. Cioè il confine è in tutte le nazioni. Non è detto che tutti si salveranno, ma che tutti devono udire la testimonianza che Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio. Ed è venuto per cercare e salvare ciò che era perito, noi che eravamo lontani da Dio, per portarci a salvezza, ha pagato il prezzo: mm, questo è importante sapere. Egli ha pagato il prezzo, ha pagato il prezzo del nostro riscatto, è venuto per questo, per offrirci il perdono, la sua giustizia ci rende giusti davanti a Dio ed abbiamo comunione con Dio. Che bello! Allora, preghiamo insieme che lo Spirito Santo possa parlare al nostro cuore e che Dio Padre ci attiri. C'è un verso che dice Tutti quelli che il Padre mi darà, mi dà, verranno a me. Ciò vuol dire che c'è Dio che mentre predichiamo la Sua parola, mentre annunciamo la Sua parola, Dio per lo Spirito Santo attira il nostro cuore e ci fa sentire che ci sta parlando e poi noi dobbiamo dare solo la risposta. Se così accade questa mattina, mentre annunciamo l'Evangelo, mentre parliamo da parte del Signore, non perdere l'occasione, prendi una decisione perché Dio cambia la tua vita. Perché le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio ed è perciò che noi, quando andiamo a Lui, ci possiamo aspettare di tutto, in bene perché Lui fa solo il bene, è come il sole che può fare una sola cosa, farne venire fuori la luce. Il calore non sa fare diversamente. Così Dio può fare nella tua vita e nella mia vita: mette luce e calore e dove c'è la luce c'è la vita, dove non c'è luce non c'è vita. Anche la scienza dopo tanto ha scoperto che dove non c'è luce non c'è vita. Ma proprio così Dio ha fatto quando ha creato il mondo, la prima cosa che ha detto sia la luce. Dopo millenni gli scienziati hanno scoperto che dove non c'è luce non c'è vita. In realtà hanno capito migliaia di anni dopo quello che Dio ha fatto. Perciò la scienza conferma ciò che Dio ha fatto, scopre quello che Dio ha fatto. La scienza non si inventa niente. Va soltanto a vedere come è fatta una cosa. È come se, per esempio, mentre mangiamo il pane analizziamo di che prodotto è fatto. Però il grano viene dalla terra, strano, sembra strano. Ma comunque Dio fa così. Sembra strano a volte quando mi mangio un peperoncino amaro che è piantato a fianco ad una pianta di, di anguria e vedo l'anguria che è così dolce. E il peperoncino è così amaro. Mi chiedo, ma come fanno questi due elementi a ah, tirar fuori dalla terra con le radici che scendono nella stessa terra? Uno produce qualcosa così amaro e l'altro produce qualcosa così dolce. Ma che cambiamento che c'è? Chi è che ha fatto tutto questo? È il Signore. E poi mi chiedo anche un'altra cosa. Le capre con le pecore mangiano nella ste nello stesso prato. La gallina mangia anche con loro. La pecora produce lana, la capra produce peli, la gallina produce l'uovo. Ma che strano, mangiano la stessa erba. Ma come succede? Dio è grande. Gloria sia resa a Dio e noi vogliamo andare a Dio questa mattina con tutto il cuore e gli diciamo Signore tu che sei il Dio dei grandi misteri parla al mio cuore per la tua parola questa mattina preghiamo insieme chiudi gli occhi apri il cuore andiamo al Signore insieme alleluia Signore Gesù veniamo a te sappiamo anche noi stessi siamo un mistero, perciò invochiamo lo Spirito Tuo Santo, quello che ha creato l'universo, che aleggiava sulle acque mentre la terra era senza forma e vuota. Fa che una nuova creazione si sviluppa nella nostra vita spirituale. Questa mattina diventa tutto nuovo. Sì, Spirito Santo di Dio influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere e facci comprendere quello che ci vuoi dire questa mattina. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, mm. nel nome di Gesù Cristo. Amen. amen, amen, amen. Grazie, Signore, grazie. Ebbene, questa mattina il testo del messaggio, il testo diciamo... Il mio pensiero, quello che mi mette il Signore nel cuore, dice così, le cose impossibili a noi sono possibili a Dio. E guardiamo insieme nella parola del Signore come ci aiuta la parola di Dio. Leggiamo insieme il Salmo 139 verso 14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Che bello. Questo salmo è un salmo di Davide, scritto da lui, ma che bello. Qua vediamo una cosa bellissima che guarda su se stesso e dice "Ma come sono fatto?". Pensaci un po'. Forse non hai avuto manco tempo di pensare mai, ma come sono fatto io? Come fa la mia mente? Quando mi arrabbio cambia tutto. Quando mi devo difendere mette parole diverse. Quando devo parlare con espressioni d'amore cambia tutto il tono. Cambia tutto. Tras... Che grande cosa. Pensaci per un attimo. Forse pensi che non c'è Dio come dice la Bibbia, lo stolto dice in cuor suo. Ma se ti guardi, tutto che funziona in un modo straordinario, che se lo dovessimo fare noi, il dito che si chiude, si apre, va in testa, corre, se si fa male subito corre con l'altra mano per accarezzarsi, insomma c'è di tutto. Leggiamo questo verso insieme. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Eh, riflettici un attimo, giusto che poi ci pensi anche dopo, farai bene, ti fa bene. A pensare così dici Signore, grazie. C'è una cosa che dico perché come esco la mattina l'ho detto più volte, ci sono delle piccole margherite che sono cresciute proprio davanti alla porta di casa mia, nel giardino. Quando esco la mattina e, e, e presto sono chiuse, quando torno sono aperte tutte le volte. Mi parlano: dico, ma come fanno queste? A chiudersi quando fa freddo e a aprirsi quando c'è il sole. Quando il sole sta per andarsene, si chiudono un'altra volta. Dico, ma Signore, ma come fanno? Non è che mi ci perdo più di tanto perché. Quando penso a Dio che ha creato tutto questo, dico, Signore, sono fatte cose meravigliose e l'anima mia lo sa molto bene. In modo stupendo, questa parola stupendo vuol dire miracoloso. In modo ancora più miracoloso è venuto hm, il suo figlio, perché noi ci siamo abituati. Come, nasco, come nasciamo noi, ma in un modo più miracoloso, già programmato fin dalla fondazione del mondo, poi annunciato attraverso i profeti, è venuto suo figlio sulla terra. Questo Dio che ci sorprende in modo miracoloso, che ha creato noi, in altro modo... Ha fatto nascere suo figlio per diventare il nostro Salvatore. Leggiamo questa bella storia in Luca, capitolo 1, verso 31: Gloria al Signore. Tu ecco tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Leggiamo pure il verso 32. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'altissimo. Ah, Gesù si definisce spesso il figlio dell'uomo, figlio dell'umanità. Qui dice quando è venuto è figlio dell'altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Guardiamo il verso 34. Ci aiuta ancora a comprendere quest'altro, come ho detto prima, miracolo. Maria disse all'angelo: Come avverrà questo? Dal momento che non conosco uomo? Certo, in un modo naturale avrebbe pure accettato, anche se è misterioso e miracoloso, il naturale, ma il sovrannaturale lo è ancora di più. Maria sapeva come nascevano i bambini, ma questa volta tocca a lei e dice: Ma come avverrà questo? dal momento che non conosco uomo. In qualche modo la logica dell'umano la capisco, la comprendo, perché la viviamo, ma quella soprannaturale è ancora un miracolo più grande. Guardiamo nel verso 35 come ci aiuta a comprendere questo atto miracoloso che è così grande che Dio ha fatto per noi. L'angelo le rispose. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dall'ombra dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di Dio. Ma che bello! Ciò che sembrava un miracolo al salmista che scrive nel salmo 139 verso 14 che è fatto misteriosamente e si guarda e non riesce a comprendere come è fatto come siamo fatti qui c'è un mistero ancora più grande lo spirito santo verrà su di te il concepimento di Gesù fu un'opera creatrice dello Spirito Santo, cioè è figlio dello Spirito Santo. Scevra da quella sorta di commistione umano-divina talvolta presente nella mitologia pagana, colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Altri traducono: il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio, oppure colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Ecco qua, secondo, secondo Adamo dice la parola del Signore Adamo nacque in un modo miracolosamente Gesù è nato in un altro modo miracolosamente l'iniziatore della vita fu Dio per Adamo nell'Eden nell e lo formò dalla terra questo nacque Gesù nacque miracolosamente dallo spirito e non lo ha potuto contenere la terra. Eh? Ad Adamo gli disse, dalla terra sei venuto alla terra, ritorni. Al suo figlio dice, dal cielo sei venuto nel cielo, ritorni. Quale differenza? Però è venuto per compiere un'opera speciale per noi. Figlio dell'uomo, figlio di Dio. Figlio di Dio, Dio in altra forma. In mezzo a noi per riprodurre la nuova umanità. In questo tempo, in tutti i raduni che fanno, parlano di un nuovo ordine che Satana vuole fare sul pianeta Terra. Satana vuole sempre imitare Dio in tutte le cose, ne fa sempre una brutta copia. Dio ha fatto un nuovo, uo un nuovo uomo spirituale. Satana lo vuole fare artificiale e lo fa con un poco di intelligenza artificiale e con un poco di umanità. Fa una cosa stroppiata diremmo nel nostro dialetto, cioè una cosa che non ha senso. Una, uno, una sfigurata composizione che non è né uomo né intelligenza, è qualcosa che tra poco. Non capiremo più chi siamo perché realmente le cose che fa Satana fanno sempre pietà, sono sempre distruttive e non costruttive. Vuole copiare, vuole cercare di fare, vuole imitare Dio, ma è sempre una brutta copia. È sempre come un cento euro falso quando lo passi nella macchina della verità risulta che non è buono così fa satana ma come viene formato questo nuovo uomo abbiamo capito come lo sta formando satana un poco di intelligenza un poco distrugge costruisce sembra che eh, questa questi geni che mettono insieme, che pare che hanno studiato, questi uomini posseduti da Satana cercano di fare per far capire, si impegnano una vita per fare qualcosa che non dice niente. Mentre il Signore è venuto dal cielo per fare di noi delle nuove creature. Alleluia. Figlio di Dio è diventato figlio dell'umanità, figlio dell'uomo, per fare diventare noi figli di Dio. Un altro caso che stanno cercando gli scienziati è di trovare un anello di congiunzione per confermare che noi siamo sulla Terra figli di scimmie e questo anello non lo riescono a trovare. Gesù è venuto dal cielo e ci ha fatto comprendere che Dio ha fatto un altro anello. Gesù è l'anello che ci collega a Dio e anziché diventare figli di scimmie ci fa diventare figli di Dio, anziché di essere terra e ritorniamo alla terra, rivestiremo un corpo incorruttibile, un corpo glorificato come quello di Cristo e quando lasciamo questa terra ci raccoglie nel cielo, nell'eternità e insieme nel paradiso e fra poco torna e viene a raccoglierci. Che bello. Come facciamo ad accettare tutte le falsità di Satana? È come volere accettare una somma di denaro che è falsa che quando andiamo alla verifica ci dicono questa è carta straccia, non serve a niente, che grande delusione. Così è chi si impegna per le cose false che propone Satana, alla fine trova la grande sorpresa che ha perso una vita, ha perso l'anima. E chi gli sta troppo dietro, Gesù con un verso dice tutto quello che è importante, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. E che cosa può dare in cambio della sua vita? Non c'è nulla che vale più della vita. Molti che non cercano il Signore Gesù non, non conoscono il valore della vita, come un Signore che aveva lavorato una vita per guadagnare. Una buona eredità l'aveva messa in una borsa mentre camminava. Un malvivente si presentò sul suo cammino con una pistola e gli disse, la borsa o la vita? E lui rispose, la borsa mi costa troppo, ho lavorato tutta la vita per avere quello che tengo nella borsa. La vita non mi costa niente, prenditi la vita. E così lo sparò e si portò pure la borsa. Noi dobbiamo vigilare. Il Signore ci ha fatto in un modo meraviglioso, leggiamolo insieme, ma ci ha dato anche l'intelligenza di capire le cose terrene e le cose celeste. Le cose che valgono e quanto valgono e non c'è nessuna cosa che vale più della vita eterna, non solo per la lunghezza, ma per la qualità che la parola di Dio ci offre. Io ti celebrerò, leggiamolo insieme. Io ti celebrerò perché sono fatto in modo stupendo, gloria sia resa a Dio. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene, ha messo qualcosa di speciale in questa carrozzeria che ha fatto in un modo già bello, ma c'è qualcosa di più, c'è la vita di Dio nella nostra vita che si inserisce in un modo meraviglioso se solo gli diamo l'occasione di poterlo fare. Dobbiamo andare a Lui, non lo può fare nessun meccanico, nessun carrozziere e nessun primario, perché questa è un'opera che la può fare solo colui che è stato autorizzato da Dio, mandato da Dio per fare questo tipo di operazione. Che bello. Andiamo avanti, leggiamo la parola del Signore, che è l'unica autorità che ci parla di questo. Il resto sono tutte favole e tutte supposizioni. Invece questo ci dice perché è la parola di Dio, di colui che stiamo parlando che ha creato l'universo. E benedetto sia il Signore. Leggiamo come ci viene proposto dal Signore nella Sua parola. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 1, verso 12. Ci dice questo ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, a chi? A Gesù. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Mm, che bello! Leggiamo il verso 13, che ci aiuta a comprendere un poco meglio, in modo che comprendendo si apre la mente e dentro di noi dobbiamo sempre avere, dato che questo è divino, Mentre comprendiamo in parte dobbiamo tenere nella nostra mente un desiderio che lo Spirito Santo ci faccia comprendere. Perciò mentre ascoltiamo, mentre leggiamo, mentre condividiamo, dobbiamo avere sempre un'antennina verso il cielo dicendo Signore fammi comprendere, spiegami perché io non comprendo. Perché i suoi pensieri sono molto più alti dei nostri così o li abbassa o ci attira e possiamo comprendere, i quali, guardiamo insieme nel verso 13, così guardiamo la nostra misura di fronte a quella di Dio, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, guidaci Spirito Santo, ma sono nati da Dio, mm. il lato divino della salvezza. Se Dio che lo fa non lo facciamo noi. Non lo possiamo fare noi, ma per volere di Dio. Sì. Esempio Ci sono alcune cose che le deve fare il dottore. Un innesto non lo può fare la pianta, lo deve fare l'innestatore. Noi abbiamo degli innesti, adesso non lo cerchiamo, però poi vediamo, l'innesto del nuovo sul vecchio non lo può fare la pianta, lo deve fare l'innestatore. Adesso ci sono delle persone che si cambiano con questi gender che parlano che gli uomini diventano ma le donne, le donne diventano masche e così via, non lo possono fare da sé, devono andare da un una persona qualificata e poi si devono sottoporre a delle operazioni che gradualmente poi devono curare, devono fare e alla fine che ti voglio dire, tu già sai che succede ne esce fuori che non è né maschio né femmina, alla fine non sa manco che cosa è. Ecco, però voglio dire come esempio che bisogna andare sempre ad un altro, non può fare da sé. C'è un certo impegno, c'è il desiderio di voler cambiare, si fa in qualche modo un mostro che ne viene fuori, che non si capisce poi alla fine quando si vedono queste cose o si pensano. E alla fine siamo proprio fuori da ogni, ogni grazia di Dio. Leggiamo insieme per comprendere un poco meglio, nel capitolo 3, verso 6 e 7 di Giovanni. Che in qualche modo, la, in qualche modo cioè la parola di Dio ci spiega bene, ma noi non abbiamo questa. Assorbenza di poter comprendere, ma ci aiuta noi se ci mettiamo un po' di attenzione, un po' di cuore e soprattutto se desideriamo che il Signore compia questo miracolo della nuova vita dentro di noi, lo Spirito Santo è proprio dove sei tu, invocalo su di te che ti faccia comprendere e che ti dia questa nuova vita dello Spirito. Guardiamo come il Signore Gesù ci spiega in un modo semplice che cosa dobbiamo capire. Quello che è nato dalla carne è carne, perciò. E quello che è nato dallo Spirito è Spirito. C'è un verso che dice che la carne non può ereditare il regno dei cieli, perciò la carne serve per questo regno. Lo Spirito serve per il regno dei cieli perché noi abbiamo anche lo spirito nella nostra vita, noi siamo formati di spirito, anima e corpo. La parte animale ci fa guidare, ci fa amministrare le cose animali, cioè la nostra parte carnale, la nostra quotidianità. La parte spirituale che per me ha anche quella l'anima la nostra intelligenza ci dà le facoltà, la facoltà di poter assorbire dallo spirito quella parte spirituale. Leggiamolo insieme, questo bel verso che dice quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Leggiamo il verso 7 che ci aiuta. Non ti meravigliare se ti ho detto. Bisogna che nasciate di nuovo. Hmm. È un'opera che la deve fare il Signore perché nascere di nuovo noi non lo possiamo fare. Leggiamo nel verso 5, ci parla di acqua. Vediamo sta acqua che cosa fa. Noi siamo nati nell'acqua, siamo 75-80% di acqua, l'acqua è vita. Qui viene simbolicamente espressa in questo verso per dirci qualcosa che ci aiuta a comprendere. Gesù rispose, in verità, in verità, la verità di Dio è questa, ti dico che se non sei... Uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Cosa ci vuole dire questo verso? L'acqua, con scritto vicino spirito, ci dà una descrizione precisa di quello che Gesù vuole dire. L'acqua serve per purificare. Ci laviamo la faccia, ci facciamo la doccia, beviamo, ci purifica lo stomaco. Adesso si dice che dobbiamo bere almeno due litri di acqua al giorno perché poi eh, è l'acqua purifica, c'è quella pubblicità che dice bella di dentro, pulita di dentro, bella di fuori, insomma ci fa capire l'acqua che vuol dire una certa pulizia e in questo caso mm. acqua figura di purificazione congiunta allo spirito. Allora Gesù che cosa vuole dire? Vuole dire che abbiamo bisogno di una purificazione come la fa l'acqua nel naturale, però nell'essere nostro, eh, chi ci scende? Come ci scendiamo? Ma guardiamo, leggiamolo un'altra volta. Che ci fa comprendere? Il Signore ci vuole bene e ci semplifica come fa lui con le parabole, con cose semplici, però dobbiamo metterci un po' di interesse, un po' di attenzione e poi dobbiamo cercare lui perché quello è più alto, noi non ci possiamo arrivare. Gesù rispose, leggiamolo, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Eh, lo dice a noi questa mattina. La sua parola non parla a Nicodemo questa mattina, parla a me, parla a te per darci chiarimenti. Diventa più chiaro allora, anche se è chiaro, non lo possiamo fare noi. Abbiamo capito che l'acqua è figura di, di purificazione. È lo Spirito che fa questa purificazione. Ci aiuta ancora la parola del Signore. Leggiamo insieme nel capitolo 3 di, della lettera di Tito, nel verso 5. C'è una terminologia che ci aiuta a comprendere. Mettici un po' di attenzione, ma soprattutto. Prega dentro di te che si verifichi questa mattina questa trasformazione che produce lo Spirito Santo mentre tu ti apri a Lui. Guardiamo come ci spiega la parola del Signore. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, perciò puoi fare tutte le opere caritatevoli. Tutte le nostre buone opere, dice, dice il profeta, che sono come un panno lordo davanti a Dio. E perciò se quelle buone sono come un panno lordo, pensa per un poco quelle che non sono buone, che schifo, che vergogna. Ma che cos'è allora? Ma per la, misericordia, la sua misericordia, mediante il lavacro... Ah, L'acqua fa lavacro, della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Che bello! Grazie Signore. Il lavacro della rigenerazione. Allora, è un miracolo sul miracolo. Noi siamo fatti miracolosamente. Ora questa nuova vita è ancora più miracolosa. Ma ciò che è impossibile a noi è possibile a Dio. Guardiamo insieme come il profeta Ezechiele ci dà una panoramica per comprendere questa nuova vita dello Spirito come si sviluppa dentro di noi. Leggiamo insieme in Ezechiele capitolo 36 dal verso 25 fino al verso 31. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Cominciamo a scartare gli idoli per cominciare. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diede ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Io vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò abbondare, non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei cambi, affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre malvagie e delle vostre azioni, delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone, avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Cioè quando noi andiamo a Dio, siamo stufi di sbagliare, siamo stufi di commettere errori, siamo stufi di continuare a, a sporcarci, ci sentiamo sporchi, sentiamo il desiderio di una pulizia interiore. Che solo Dio vuole e può fare. Perciò abbiamo bisogno di andare a Lui con tutto il cuore. Qui non ci sono sistemi religiosi che possono aiutare. Non esiste come eh, alcuni dicono se vieni nella mia setta, nella mia denominazione, nella mia chiesa. No. C'è solo il Signore Gesù Cristo che è venuto dal cielo per fare. Questa operazione, mm. come abbiamo letto in Tito capitolo 3, verso 5, guardiamolo insieme, dice: Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la misericordia mediante il bagno. Ricordati, bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Mm. Ah. Signore, aiutaci veramente, preghiamo il Signore dentro di noi. Vedi, parlare si comprende, però fare la allora deve fare Lui. Perciò, mentre parliamo, mentre leggiamo, mentre condividiamo, tu dentro di te, devi dire: Signore, io ho bisogno proprio di un'opera come questa nella mia vita. E io mi rivolgo a te perché la puoi fare solo tu, perché realmente non la può fare nessuno, non esiste un essere umano al mondo che può fare questa opera. È celeste, perciò abbiamo bisogno di lui. Anche se comprendiamo, dobbiamo andare a lui, prima di tutto non comprendiamo, ma se comprendiamo, dobbiamo per forza andare da lui. Cioè anche se una pianta selvaggia capisce che è selvaggia e vuole essere innestata per portare il frutto, lo può fare solo l'innestatore, non esiste che si fa da sé. Noi non ci possiamo salvare da noi stessi e non ci può salvare nessuna religione. Dio ha mandato nel mondo solo uno che lo può fare, è del suo figlio. Dio da Dio, nato da Dio, uomo, uomo, Dio Dio, Dio, in altra forma che è venuto per fare questo. È del rinnovamento dello Spirito Santo, anche lui lo può fare solo lui. In Romani capitolo 8, verso 2, leggiamolo insieme: che ci aiuta, perché la legge dello Spirito, che cosa lo può fare? La legge dello spirito, come c'è la legge della carne, come si deve comportare, come ci sono dei principi nella semina, nel raccolto e nella procreazione, c'è anche la legge dello spirito. E noi parliamo, perché la parola di Dio lo dice, della legge dello spirito. Allora dobbiamo passare alla legge dello spirito. La legge dello spirito, della vita in Cristo, Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. È una liberazione che viene dal potere di Cristo che la legge del grande legislatore rompe la legge del peccato. Cioè, vi voglio spiegare, è un miracolo. Quando succede un miracolo, che cosa vuol dire un miracolo? Vuol dire che ci sono delle leggi nell'universo che funzionano in un certo modo. Il miracolo che cosa fa? Rompe la legge attuale e ci mette la sua legge che rompe la legge che c'era. Esempio, la legge del vento che tira sul mare di Galilea fa alzare le onde perché la legge naturale fa così. Il vento soffia, le onde si alzano, la barca va sottosopra e i discepoli si annegano. La legge di Cristo, che cosa fa quando dice: vento fermati, mare calmati? La legge del grande legislatore dell'universo irrompe in quell'azione di legge naturale. Entra l'autorità della legge del grande legislatore dell'universo e dice al vento fermati e dice al mare calmati. La legge dello Spirito, leggiamolo insieme, perché la legge dello Spirito della vita è in Cristo Gesù. Mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questa azione la fa lo Spirito Santo nella nostra vita. Quando diciamo preghiamo lo Spirito Santo, invochiamo lo Spirito Santo, è Lui che entra in azione nella nostra vita e il rompe. Quando arriva porta il potere celeste e sventra il potere della legge della carne. Il potere della legge del peccato. Infatti l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza a chiunque crede. Che potenza? Smantella quando penetra con la sua dinamite, con la sua forza, come quando la dinamite butta in aria la roccia più dura, vedi che quando spara la mina, la dinamite, sventra la montagna. Il potere di Cristo spezza le forze di Satana, delle tenebre irrompe nella nostra vita e cambia la nostra vita. Lo, deve, lo, fa, lo può fare solo lui, perciò. La parola del Signore ci dice che dobbiamo andare al Signore Gesù. Lui è per così dire alla valigetta con il bottoncino che fa scoppiare la bomba atomica nella nostra vita. Perciò quando diciamo dobbiamo andare al Signore abbandonare tutte le altre. Questo potere ce l'ha solo uh che sei grande Signore. Raccata la maya Solo Gesù ha questo non lo può fare nessuno. La legge dello spirito ora, se tutto è così miracoloso, noi che dobbiamo fare per cambiare chi vuole cambiare? Adesso, con questa moda nuova che c'è sesso, deve andare dal dottore normale. Come fa a cambiarsi il, quelli che si devono mettere le tette? Che fanno? Si cambiano le tette. Chi vuole cambiare il sesso, si mette, si siede e si fa. Deve andare dal per fare un innesto la pianta. Non lo può fare. Per fare un figlio si devono accoppiare insieme marito e moglie. Per la nuova nascita cosa bisogna fare? È troppo difficile da spiegare e per Gesù è troppo facile da fare. Però questo, per farlo nella nostra vita, dobbiamo andare a lui. Ma oppure che abbiamo capito tutto, c'è solo una necessità che dobbiamo andare a lui. Perché se, anche se abbiamo capito non lo possiamo fare. Ogni giorno mi succede che mi fa comprendere delle cose e subito devo andare a Lui perché dico: eh, è facile da capire, però se, se non lo fai tu. Il Signore a volte mi dà. Ecco, guarda l'innesto che c'è. Bravo, sto ragazzo. Guarda per un attimo questo innesto. Vedi, la pianta sottostante ha capito che è selvaggia vuole portare frutto e sa che con l'innesto succede che c'è un cambiamento, mm. però non lo può fare, guarda c'è una mano che lo deve fare, è l'uomo che lo può fare, nel naturale lo può fare l'uomo, poi che cosa succede? Guardiamo la seconda fase, quello quando è... ecco, c'è la possibilità di cambiare ma... Lo deve, eh, bisogna sottostare ad alcune regole e poi continua ancora guardiamo che bel frutto porta vedi la, il cambiamento come ho detto dell'uomo che diventa donna della donna che eh, si fa operazioni e compagnia lo deve fare sempre un altro ora passiamo a noi la nuova vita chi la può mettere qui anche se abbiamo capito tutto, possiamo fare solo una cosa: inginocchiarci e dire: Signore, ho capito, però ora lo devi fare tu. Noi dobbiamo esercitare la fede. Quando noi andiamo al Signore, è il principio dell'esercizio della nostra fede nel Signore. Ho detto prima. Nicodemo andò da Gesù perché comprese che le cose che faceva erano sovrannaturali. Zaccheo andò da Gesù. Noi dove possiamo farlo? Anche se abbiamo capito tutto, come il carceriere di Filippi, aveva capito che quelli avevano un messaggio speciale perché la predica l'avevano sentita. Paolo non, lo avre non avrebbe trascurato di. Presentargli la nuova vita di Cristo. Però dovete dire che devo fare. Hai capito? La legge dello Spirito, ora se tutto è così miracoloso, noi dobbiamo fare che cosa? Andare al Signore. Guarda. Se tu hai capito che lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere, non c'è un'altra via se io e te non andiamo al Signore, perché è Lui che ha questo potere. Noi ci possiamo pure fermare di parlare, anche se abbiamo capito, non lo possiamo fare. Ci vuole il Signore. Quando noi andiamo al Signore, quando comprendiamo, dobbiamo per completare l'operazione andare al Signore. Andiamo avanti. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 3 verso 10 che ci aiuta a comprendere. Così poi ti raccomando, se il Signore ti parla, relevati questo messaggio, te lo ascolti, ti metti nella tua stanzetta e davanti a Dio fai un esame di coscienza. Perché tu puoi ricevere la nuova vita di Cristo dove sei. Il Signore per lo Spirito Santo è presente lì. Non è che devi stare chissà dove. Ti metti piano piano e dici Signore, ma questa cosa io la voglio comprendere. Come fece Nicodemo. Era un maestro della legge. Era, un altro. Era uno dei più grandi che c'erano a Gerusalemme. pensa Gesù gli rispose, tu sei maestro, guarda, lo dice tanto chiaro, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose. Neppure il grande maestro Nicodemo sapeva, ma Gesù piano piano spiega e ci spiega a noi. Leggiamo nel verso 13 come ci aiuta a comprendere, perché Signore, guarda... Il Signore questa mattina vuole fare un'opera grande nella tua vita. È l'inizio di una nuova vita perché ti fa comprendere in un modo speciale, però, te lo dico prima, devi andare a Gesù. Non c'è un'altra via. Noi l'abbiamo sperimentato. Noi parliamo delle cose che abbiamo sperimentato. Se tu noti... Quando noi parliamo diciamo che un giorno c'è stato un cambiamento nella nostra vita che abbiamo incontrato il Signore. Quando diciamo che abbiamo incontrato il Signore non diciamo che abbiamo incontrato un giovane di 33 anni, abbiamo fatto un'esperienza spirituale nella nostra vita. Quando il Signore mi salvò... Tornai a casa e dissi a mia mamma: Mamma, ho incontrato Gesù, e lei mi disse: Cataldo, non devi dire così, lo devi spiegare in un modo diverso, perché così la gente non ti comprende. Ho detto, Come? come io ho incontrato, come devo dire? Hai fatto un'esperienza con il Signore e ha toccato il tuo spirito, ha cambiato la tua vita, cercava di mettermi altre parole, però la verità che io vivevo. Era molto più grande delle parole che potevo mettere insieme. Neppure il grande maestro Nicodemo sapeva. Ma Gesù continua: Guardiamo insieme, ci dà una rivelazione speciale. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Caro Nicodemo, caro fratello, cara sorella, il Signore ci dice questa mattina che nessuno è salito in cielo. Lui è venuto proprio per parlarci di questo ed è diventato il figlio dell'uomo, cioè il figlio dell'umanità, per parlarci a tu per tu in un linguaggio, in un modo che possiamo comprendere. Questa è la grande rivelazione, che noi di fronte a lui siamo come noi di fronte a una formica. Come faccio io a parlare a una formica? Come fai tu e come ci comprende? Possiamo solo in un modo, Diventare formiche e parlare il loro linguaggio e così ci comprendere. Ed è proprio questo che ha fatto il Signore Gesù Cristo, assunto la natura umana per parlarci da uomini, pagare il prezzo del riscatto e cambiare la nostra vita. Dobbiamo sempre andare a Lui. È venuto dal cielo non solo per parlare, ma ha fatto qualcosa di più. Leggiamo insieme nel capitolo 20, 20, verso 28 del Vangelo di Matteo, guardiamolo insieme: appunto come il Figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, per molti, lui lo ha fatto per tutto. Per tutti, ma dice per molti il fatto che molti non lo accettano, molti non ci credono e perciò non ne beneficiano. Ma se noi ci crediamo e se non ci crediamo, preghiamo che il Signore ci aiuti a credere, allora vediamo una grande trasformazione nella nostra vita. Perché senza la preghiera, senza andare a Lui col cuore, non accade mai questo. Perché l'operazione non la deve fare sulla nostra natura carnale, la deve fare sul nostro cuore. Perciò, dice il cuore, non il cuore che batte, il nostro essere, la nostra volontà. Noi siamo formati di una volontà, di un insieme di pensieri, di mente, in quello lo deve fare. Appunto, leggiamolo un'altra volta. Appunto. Come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Anche prima che accadesse, Gesù già ne parlava. Infatti con Nicodemo gli espresse un quadro talmente chiaro di cose che lui sapeva, ciò che era successo nel deserto quando il popolo di Dio camminava. Leggiamo Giovanni capitolo 3 verso 14 come Gesù lo spiega a Nicodemo e questa mattina lo spiega a me e a te. Non era ancora arrivato alla crocifissione Cristo, ma già parlava di essa. Guardiamolo insieme. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Che bello. Che cosa era successo nel deserto? Dio aveva fatto un prototipo per far comprendere al suo popolo che un giorno il Messia doveva fare così, che quando la nostra fede viene riposta in lui, la forza del peccato, la forza del veleno del peccato che ha iniettato il serpente antico nel, nell'Eden, nella nostra vita, Perde forza quando noi guardiamo a Cristo e all'opera che gli ha fatto per noi. Mm, che bello! Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo guardare al Signore, dobbiamo rivolgerci a Lui, dobbiamo aprirci a Lui. È Lui il grande dottore che fa il cambiamento nella nostra vita. Come l'uomo non può diventare donna se non va dal dottore, come l'albero non può essere innestato se non va all'innestatore, così né tu né io possiamo essere cambiati se non andiamo a Gesù. Perché? Perché come Mosè innalzò il serpente di rama nel deserto, noi dobbiamo guardare a Lui, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E infatti Cristo poi è stato crocifisso. Qui parliamo nel capitolo 3 di Giovanni. C'è stato poi un lungo passaggio. Questo, questo è successo all'inizio del suo ministero che parlava già di questo. Poi, man mano, ha incalzato che doveva andare alla croce. Quando ne ha parlato con Pietro, Pietro ha detto: No, tu non devi morire. E Ma Gesù continuava a dire: Io devo morire. E quando Pietro insisteva, Gesù gli ha detto allontanati da me Satana perché tu mi sei di scandalo, perché un discepolo stava dicendo quello che voleva il diavolo che non, non, non avrebbe dovuto morire, perché se Cristo non moriva noi non potevamo essere salvati. Leggiamo il verso 15 così comprendiamo ancora di più affinché chiunque crede, crede che cosa? In questa grande opera di salvezza che gli ha fatto per ognuno di noi. Perciò quando il Vangelo dice credere non vuol dire credere che c'è un Dio, credere che è venuto Gesù, credere che si è sostituito a me e a te, per te personalmente, per me personalmente. Cioè deve diventare il nostro Signore e Salvatore. Cioè Personale Salvatore. Ci dobbiamo immergere in questo, in questo credere, cioè dobbiamo con tutto il cuore andare a Lui e dire: Pure aiutami a credere, perseverare in questa direzione. Leggiamo la parola, ci avviciniamo alla parola, preghiamo dimostriamo che vogliamo avere, dimostriamo il nostro interesse. Nicodemo dimostrò il suo interesse, abbiamo detto Zaccheo dimostrò il suo interesse, il carceriere di Filippi dimostrò il suo interesse, cioè arrivò ad un livello di fede che fff, permise a Dio di operare nella sua vita. Perché Gesù dice cercate. Bussate, perché le cose divine le dobbiamo cercare, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna, tutto chiaro. Ma cosa devo fare? Questa espressione si trova negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 16, verso 30, leggiamolo insieme. Dice così. Poi li condusse fuori e disse, signori, che devo fare per essere salvato? È facile che la domanda sorge anche nella tua vita questa mattina, ma che devo fare per essere salvato? Io voglio questa salvezza, ma che devo fare? Ho capito, ma ora che devo fare? Il carceriere aveva sentito aveva sentito Paolo, aveva sentito S Sila predicare, parlare, cantare, nel verso 29, leggiamolo che ci chiarisce questa cosa. Il carceriere chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Verso 30, leggiamolo pure così. Abbiamo chiaro in mente che cosa stiamo parlando, poi li condusse fuori e disse, signori, che devo fare per essere salvato? Guardiamo nel verso 31. Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ma che vuol dire questo? L'uomo deve credere. Che Gesù è colui che Egli dichiara di essere. Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è il tuo Salvatore, Gesù è il tuo Signore. Perciò devi stare tranquillo, tranquillo, vai a Lui col cuore perché Lui è questo. E credere nella sua opera, nella opera di salvezza che ha prodotto in tuo favore e in mio favore. Tu e la tua famiglia. Il Signore cambia tutto. Questa mattina non vuole cambiare solo te, vuole cambiare tutta la tua famiglia che è disastrata e che hai bisogno di Gesù perché non c'è un altro che può cambiare né te né la tua famiglia. Ma quando tu ricevi Gesù nella tua vita cambia tutto, cambia tutto, cambia tutto. Tutta la sua famiglia, inclusi i servi e gli ospiti, ogni persona che fosse in grado di comprendere il Vangelo e di credere, udì il Vangelo e credette. Nella categoria non sono compresi i neonati perché non hanno coscienza. Hai capito bene? Non mi dire che non hai capito, però questo passo non lo può fare nessuno per te se non lo fai tu. Questo passo non lo poteva fare nessuno per me se non lo facevo io che sono passato avanti. Ho detto: Preghiamo perché io voglio conoscere il Signore. Egli mi ha salvato immediatamente e mi ha battezzato nello Spirito Santo. Ha cambiato la mia vita, ha cambiato il mio destino eterno ed ora sono qui per testimoniarti che io sono testimone di questo evento che Dio ha fatto nella mia vita e mi ha chiamato, io gli ho dato il mio cuore, ho detto ti servo fino alla fine dei miei giorni, quando sono venuto meno ne ho pagato le conseguenze e cerco di non ritornare più, ma sono un peccatore salvato per grazia ed ho bisogno ogni giorno di invocare il sangue di Cristo che mi lavi e mi dia lo Spirito Santo per continuare il cammino, ma è una vita diversa. Gesù a Nicodemo gli disse che aveva bisogno di questo. Il carceriere chiese che devo fare, aveva bisogno di Cristo, non c'è un'altra via. La salvezza non è limitata al carceriere e alla sua famiglia. Ho parlato di Zaccheo, guardiamo due versi cosa ci dice di Zaccheo, che forse non conosci la storia. Leggiamo insieme in Luca capitolo 19, nel verso 9 e 10. Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, cioè per la fede, perché il figlio dell'uomo è venuto, Gesù per cercare e salvare ciò che era perito. Che bello. Gesù è venuto per questo e queste persone che sono andate a lui hanno raggiunto quel livello di fede che basta per ricevere la salvezza. Quando tu lo cerchi, man mano, immediatamente o passa un po' di tempo, raggiungi quel livello di fede che ti basta per ricevere la salvezza. Se tu vai presso gli idoli, vai girando a destra e a sinistra, perdi tutto. Perciò dobbiamo andare a Gesù. Questi hanno raggiunto quel livello di fede che Gesù richiede. Nicodemo è andato, il carceriere è stato interessato, Zaccheo voleva. Leggiamo nel verso. Capitolo 16, verso 33 degli atti. Così abbiamo una panoramica più chiara. Ed egli prese con sé in quella stessa ora della notte. Li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato. Lui con tutti i suoi. Guarda che predisposizione! Gente che cerca la salvezza non vada a spese. La cerca con tutto il cuore, che c'era da fare? Essere battezzati. Ma ci sono credenti che sono 30 anni che vanno in chiesa e ancora non si sono battezzati. Ma frate, vergogna della vergogna. Ma come vuoi crescere spiritualmente? Come vuoi crescere se tu è come un soldato che sta lì sempre in preparazione e non fa mai il giuramento ed entra nell'esercito? Ma come, come vuoi crescere, frate e sorelle? Ma Dio ti aiuti, se la parola del Signore dice chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, tu so 30 anni che vai in chiesa e ancora non ti sei battezzato, ma sai che c'è a rischio la tua salvezza eterna e se stai in un sistema religioso che ti hanno insegnato così stai sbagliando perché Gesù dice chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato senza troppi eh, raggiri senza troppe chiacchiere senza troppa scuola quale scuola aveva fatto quel carceriere che la notte stessa fu battezzato è la predisposizione del cuore che dice Signore io mi immergo in tutto quello che ti voglio seguire Signore Voglio morire alla vecchia vita e voglio che la vita di Cristo dimori nella mia vita. Adesso Re, se noi non ci muoviamo così, dove vogliamo andare che il diavolo ci fa cotti e cucinati? Se non facciamo parte dell'esercito di Cristo che abbiamo deciso di volerlo seguire per vita e per morte, che razza di credenti siamo? Il Vangelo ci parla di queste condizioni. Leggiamo il verso 34, così comprendiamo meglio. Ma il Vangelo è tanto semplice, ma va seguito. Non si può fare all'acqua di rose, vado in chiesa, mi confesso, poi come Dio vuole, tutte... no. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava, alleluia. Mi fa sentire la gioia pure a me perché io so la gioia della salvezza che porta. La gioia del Signore ci fa piangere di gioia. Guarda che bella, che bella testimonianza. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia. Tornò la gioia nella famiglia perché... Aveva creduto in Dio. Mm, che bello. Una notte di miseria, quella era. La sua fine era essere fucilato, perché il carcere si era aperto e i carcerieri se ne erano scappati. I, i carcerati se ne erano scappati. Invece no. Cambiò la scena, indipendentemente che si salvò la vita, ma ebbe la salvezza eterna che portò gioia per lo Spirito Santo nella sua vita e nella sua famiglia. Questo vuole fare il Signore per te questa mattina. Tu hai bisogno proprio di una trasformazione potente che la vuole fare Dio. Perciò dobbiamo andare a Lui. Una notte di miseria diventò una notte di felicità. Era scampato alla morte naturale perché doveva essere ucciso. Diventò come nella casa di Zaccheo. Un nuovo giorno. La salvezza porta una nuova vita. La salvezza cambia la tua vita e cambia la tua famiglia. Comincia un nuovo giorno come se spunta un giorno nuovo, dopo una notte di tempesta, di cose, fulmini, lampi, acqua, vento, quando entra Gesù nella tua vita. Ah, che bello Signore, grazie. <ride> per Lui e la sua famiglia, salvezza è eterna. <ride> Guardiamo Gesù che cosa ci dice e come ci invita il Signore. 6,37 Giovanni 6,37 dice: Tutti leggiamolo insieme, tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Che cosa ho detto prima? Ho detto che lo Spirito Santo ci attira. Lo Spirito Santo ti fa venire la voglia di sperimentare la salvezza. Se lo Spirito Santo ti sta tirando, vedi che cosa sta succedendo. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Se tu senti questa attrazione dentro di te, non devi andare a nessuna parte, devi andare a Gesù. Dobbiamo andare a Gesù. Verranno a me. Se tu sei una pagana, sei una sorella cattolica, io ti voglio bene. Se sei un fratello cattolico, ti voglio bene. Ma in nessuna parte nel Vangelo dice che se vai a Padre Pio, se vai alla Madonna del Pianto, alla Madonna... Del... vai vuota e torni vuota. Gesù dice tutti quelli che il Padre mi dà, verranno a me. Noi dobbiamo andare a Gesù. Tu devi andare a Gesù, smettila che tu pecchi quando vai là. E colui, leggiamo ancora cosa dice il Signore? E colui o colei che viene a me non lo caccerò fuori. Chiunque, e chiunque in questo, chiunque. Mm, può essere un grande religioso, lui ti accetta come sei, può essere un ateo. Che magari hai professato di essere altro. Io professavo di essere altro e mi spiegavo bene. E lo dicevo con una certa eloquenza. Ma quando ho incontrato il Signore è cambiato tutto, perché è cambiato la mia vita. Puoi essere una prostituta. Puoi essere uno di quelli che per la gente sei una persona anomala. Chiunque. Tutti quelli che vengono a me, quando Gesù dice tutti, sei incluso anche tu, sei inclusa anche tu, e questa mattina ti ha fatto giungere un messaggio che non puoi dire di non averlo capito. Dovunque vai, ti misurano con il loro metro, Gesù ti rivolge l'invito di ineguagliabile potere. Non c'è un altro invito così grande come quello che Gesù ti sta rivolgendo in questa mattina dove se tu magari pensi che è un caso che stai ascoltando la parola del Signore, Dio nella sua grandezza ha una programmazione speciale egli ti ha messo nel circuito per farti giungere il messaggio della salvezza che a tua insaputa sei arrivato al punto dove Dio ti sta invitando, sei un, come l'apostolo la, Paolo che viaggiava da, 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 dalla, dalla, da dove partiva verso il territorio per andare a prendere i cristiani e ucciderli e trucidarli e perseguitarli su quella strada ci fu un incontro speciale. Dio lo fece scendere da cavallo e gli fece cambiare direzione. Dice una luce sfolgorò. Era mezzogiorno, la luce era già abbastanza chiara perché il sole, ma la luce di Dio è più potente di quella che il sole del sole sfolgorò nella sua vita, scese da cavallo, questo è bello, tutto il suo orgoglio, tutta la sua prosopopea, tutta... dovete dire Signore chi sei, che vuoi che io faccia, e da quel momento cambiò la sua vita, Stamattina ti rivolgo un invito ineguagliabile, non c'è un altro di un ineguagliabile valore. Oggi vuole portare salvezza nella tua vita e nella tua casa. Nessuno può dare la risposta se non tu. E nessuno lo può fare se non andiamo al Signore. Se questa mattina... Lo Spirito Santo ti ha parlato. Alzati da dove sei. Alzati in piedi. Voglio pregare per te in questo momento. Spostati verso la televisione. Mi viene in mente quando il Signore ha cambiato la mia vita. È venuto il pastore vicino e mi ha detto, fratello vuoi che prego per te? Io ho detto sì. Perché avrei voluto pregare, ma non sapevo come mettere insieme le parole. Avevo un grande desiderio, ma ero bloccato, non mi uscivano le parole. Mise la mano sulla mia spalla e mi presentò al Signore: disse poche parole. Disse: Signore, ti presento il cuore di questo giovane. Tu sai il bisogno che c'è nel suo cuore. Opera Signore e fagli comprendere la gioia della salvezza. Fratello, cioè, in quel momento mi avvolse una pace interiore, una gioia nel cuore, tanto che non potevo più resistere. Dallo stare in ginocchio mi alzai in piedi e incominciai a lodare. Mentre lo lodavo, la gioia era tanto grande. Che non riuscivo più a trovare le parole, e in quel momento lo Spirito Santo si prese anche la mia voce e incominciai a parlare in altre lingue, lodando e benedicendo il Signore, con una pace nel cuore che mi sentivo come se fosse stato rilassato in una vasca da bagno pieno, pieno di bagno schium. Ma non era il corpo, era l'essere interiore che sentivo la pace di Gesù Cristo. Se tu senti il bisogno di essere toccato dal Signore, io voglio pregare per te questa mattina, senza indugio. Come abbiamo udito, si sono spostate queste persone verso il Signore, spostati verso la televisione che insieme ci spostiamo verso il Signore e preghi insieme con me. Prega ad alta voce. Se sei in mezzo a 50 persone, non ti curare di nessuno fatti avanti come fece Zaccheo, non si curò di tutta la folla, si arrampicò su quel sicomoro perché voleva avere un incontro con Gesù e Gesù gli rispose, questa mattina pure che sei in mezzo a cento persone, se il Signore ti chiama fai un passo di fede, passa avanti come Zaccheo perché questa mattina egli salva te e tutta la tua famiglia, gloria al Signore perché lo Spirito Santo ti ha portato a comprendere qual è il piano di salvezza per te. Alzati, 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 non indugiare perché è l'ora buona perché tu possa ricevere la salvezza di Dio che ti offre dove sei. Alleluia, alza la tua mano verso la mia e il tuo cuore verso il Signore. Signore, ti presento in un modo speciale la sorella e il fratello che in questo momento sentono che tu stai parlato al loro cuore e vuoi continuare a parlare al loro cuore, Spirito Santo di Dio, porta a segno questa opera speciale, questa salvezza che ha bisogno il fratello la sorella nel nome di Gesù Cristo. Oh Signore Gesù, per amore del tuo nome abbassa il tuo sguardo di compassione su di lei, su di lui ed opera per la gloria di Cristo, il Re, il Signore dei signori. Grazie Signore, grazie Signore, alleluia, alleluia. Ti voglio invitare a fare una preghiera per darti un'idea, anche se non, poi non lo fai allo stesso modo, è il concetto che devi avere chiaro nel cuore e lo devi ripetere lungo il cammino della tua vita. Signore Gesù, dillo ad alta voce, vengo a te, ti ringrazio che mi hai parlato. Ho sbagliato tante volte, ho peccato, mi pento. Ti prego, lavami col tuo sangue, purificami e riversa dentro di me il tuo Spirito Santo che mi fortifica, che mi dà luce, che mi guida, che mi attira. E da questo momento, Signore, io voglio che tu vivi nel mio cuore. Mi voglio sbarazzare di tutti i sistemi religiosi. Questa mattina tu mi hai fatto comprendere che devo avere un rapporto solo con te. Ti ringrazio, Signore, mi hai semplificato la vita. Voglio buttare fuori tutte quelle regole che non servono a nulla e voglio cominciare a seguire i consigli della tua parola. Signore Padre, ti ringrazio che per Gesù Cristo questo giorno. Mi hai salvato. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Comincia a camminare con il Signore. Leggi la Sua parola, prega, invocalo, cercalo. E qualche amico che hai, qualche amica che hai, digli ho fatto un patto con il Signore, che da oggi lo voglio seguire perché ho compreso, in parte poi comprenderai di più, che il Signore mi ama, mi ha amato, che ha dato la sua vita per me, per darmi la salvezza eterna. Prendi nota dove abbiamo letto, se vuoi andare a ripassarti, quelle parti che hanno parlato al tuo cuore questa mattina, prendi nota, fai una foto sulla televisione così. Ricevi altra luce quando li vai a leggere perché lo Spirito Santo ti fa comprendere cose che non hai compreso in questo spazio di tempo. Salmo 139, 14, Luca 1.31, Luca 1.35, Giovanni 1.12, Giovanni 3 da 6 a 7, Tito 3, 5, Ezechiele 36,25, 25, Ezechiele 36, 31. Romani 8, 2. Giovanni 3.10, Giovanni 3.13, Matteo 20.28, Giovanni 3.14, Atti 16.30 e 31, Luca 19.9 e 10, Atti 16.33 e 34, Giovanni 6.37. Gloria al Signore, Dio ti benedica tanto tanto. Ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle ore 20 per il culto di adorazione insieme. E ci sarà anche un fratello stasera che testimonierà come il Signore lo ha salvato: perché Dio continua a salvare, continua a liberare, continua a guarire, continua a fare segni, prodigi e miracoli quando noi ci rivolgiamo a Lui. Dio ti benedica, ti voglio bene nel Signore, veramente, maschio o femmina che sei, giovane o anziana che sei, ti voglio bene nel Signore. Seguiamo il Signore perché Egli ha un grande progetto per te, per noi. I tempi stringono, ma Lui vuole salvare più persone possibili. E tra questi ci sei anche tu. Avvicinati al Signore ed egli opererà fortemente nella tua vita. Dio ti benedica, pace bella.